Amici di Stylist, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il piacere di piacersi. Benvenuta alla nostra Antonietta. Grazie. L'argomento di oggi sarà la radiofrequenza, una metodica non invasiva e non dolorosa che contrasta efficacemente i segni dell'invecchiamento cutaneo e consente di ottenere un duraturo miglioramento della qualità della pelle del corpo e del viso, attenuando i principali inestetismi che la riguardano, come le rughe. Lasciamo dunque la parola alla nostra esperta che ci parlerà della radiofrequenza. Grazie. La radiofrequenza è un macchinario che può essere usato sia sul viso che sul corpo, quindi sul viso per quanto riguarda le rughe e la lassità cutanea, sul corpo per quanto riguarda sia la lassità cutanea, quindi la mancanza di elasticità, sia per quanto riguarda le adiposità localizzate. È un macchinario che dà subito risultati già dopo la prima seduta e questi risultati comunque rimangono stabili nel tempo. La radiofrequenza agisce sia a livello superficiale che a livello profondo, quindi a livello superficiale riattivando i meccanismi meccanici riparatori e antinfiammatori, ma soprattutto attiva attraverso l'iperemia l'iperemia endogena omogenea su tutta la struttura molecolare. Lavora attraverso delle onde magnetiche che migliorano sia a livello appunto delle adiposità localizzate, quindi vanno a riattivare la funzione dei fibroblasti e stimolano la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico che di natura troviamo al di sotto dell'epidermide. I principali effetti quindi sono sia l'effetto lifting, che si vede subito già dopo la prima seduta, che va quindi a riattivare appunto il collagene e fa sì che la pelle si autoripari, ma anche tonificazione tissutale muscolare sulla pelle, quindi va a stirare appunto la pelle a livello sottocutaneo, quindi a livello del derma, e favorisce così la riattivazione appunto del collagene. In quali casi consigli questo trattamento? Allora, può essere utilizzato su tutte le tipologie di pelle, su tutte le tipologie di casi. Giustamente quando ci troviamo in presenza di persone che hanno bisogno sia di essere trattate a livello di cellulite sia a livello di adipe, è il macchinario, ma anche e soprattutto in situazioni dove ci sono stati forti dimagrimenti e quindi la pelle ha perso di tonicità e ha perso di elasticità. In quei casi è l'unico trattamento estetico che può essere usato su questa tipologia di estetismo. In quante sedute si ottengono risultati importanti? Allora, di solito noi facciamo pacchetti o da 6 sedute o da 12 sedute, intervallati da quelli che sono trattamenti per quanto riguarda il viso a effetto rigenerante o effetto lifting, mentre per quanto riguarda il corpo o effetto anticellulite oppure effetto termogenico. Di solito le prime sedute, già dalle prime sedute, quindi dopo la seconda, terza seduta, vediamo un netto miglioramento, ma già dalla prima, comunque in alcuni casi, già si evince un ottimo. Però è giusto comunque farne altri. Sì, è giusto perché comunque questo trattamento ha bisogno, a parte di cicli, almeno 2 cicli all'anno, per far sì che mantenga la stabilità nel tempo. Certo. E consigli questo trattamento in determinate età o è del tutto indifferente? Si può fare sia dall'età adolescenziale fino all'età del post-menopausa. Poi dipende sempre dalla tipologia di problema. Esatto. E ricordiamo sempre al nostro pubblico di affidarsi in ogni caso a mani esperte, a centri specializzati, perché comunque andiamo a toccare la nostra pelle, che sappiamo essere un bene prezioso.
adulti, assolutamente sempre meglio affidarsi a centri specializzati che abbiano appunto competenza nell'utilizzo di questo macchinario, ma anche di altri macchinari, anche perché essendo appunto attrezzature che vanno a infierire appunto sul derma, possiamo, se cadiamo in mani non esperte, avere danni permanenti. Assolutamente. Grazie Antonietta per essere stata con noi. Grazie a voi. E arrivederci amici di Stylis alla prossima puntata del Piacere di Piacersi.